Il Mimmo Podcast. Quanti di voi si sono domandati se il mare fa bene oppure no? E quanti di voi sono lì, nelle spa, per migliorare un po' la salute, diminuire lo stress? Oggi si parla di magnesio e talassoterapia, come fare in casa il bagno di sale. Sebbene la fede nei poteri curativi del mare sia patrimonio della saggezza di antiche generazioni, ora esiste un'intera filosofia terapeutica basata su questa antica credenza. È la base dei trattamenti nelle spa costiere e ha un nome speciale, talassoterapia, che deriva dall'antica parola greca talassa, che significa sia oceano che dea primordiale del mare. Ma non tutte le terapie con acqua di mare sono uguali. Come molte tradizioni secolari, ci sono segreti per ottenere i massimi benefici dal bagno nel sale. Ecco come applicare la saggezza senza tempo del mare e salute alla routine quotidiana. La magia del magnesio. Il magnesio è stato un argomento di benessere popolare ultimamente, e non solo perché molti di noi non assumono quantità sufficienti di questo importantissimo minerale. È stato dimostrato che il magnesio influisce su circa l'80% delle nostre funzioni metaboliche, aiutando a regolare tutto dal sonno alla glicemia all'umore. Ma il magnesio non deve essere semplicemente assunto per trarne i benefici, può anche essere assorbito direttamente attraverso la pelle. È qui che entra in gioco la talassoterapia. Quando il magnesio viene assorbito per via transdermica, può rilassare rapidamente il nostro sistema nervoso, migliorare il nostro umore e curare anche la pelle. Il magnesio può aiutare a proteggere la barriera cutanea e offrire benefici antiossidanti che proteggono la pelle dai radicali liberi, spiegano i farmacisti del brand spagnolo Marta Masi a Vogue UK. Inoltre aiuta con i dolori muscolari e articolari, favorisce il rilassamento muscolare e migliora il riposo. I bagni di sale sono stati utilizzati per centinaia di anni per curare le patologie della pelle. A proposito dei benefici del bagno di sale, per un assorbimento ottimale è meglio che l'acqua abbia una temperatura specifica affinché l'assorbimento osmotico abbia luogo e i minerali presenti nell'ambiente marino penetrino nella pelle. Una temperatura dell'acqua compresa tra i 95 e i 98 gradi, sarebbero 35 e 37 gradi Celsius, è l'ideale. Questa è la stessa temperatura corporea, quindi il processo avviene in modo naturale, spiega il team di Talasso. Tuttavia è importante notare che i bagni di acqua fredda o un galleggiamento in mare forniranno anche molti vantaggi. Possono migliorare la circolazione sanguigna e il nostro benessere. Adesso vediamo come fare un bagno di sale. Gli esperti affermano che sebbene un tuffo veloce sia piacevole, non risolverà il problema indipendentemente dalla temperatura dell'acqua. Per assorbire completamente i minerali sani e gli oligoelementi forniti dall'acqua di mare salata, è meglio puntare a un minimo di 12 minuti di ammollo. L'ideale sarebbe immergersi per 18-20 minuti, spiega il team di Talasso. Questo aiuta a bilanciare i liquidi nel corpo e aumenta l'assorbimento osmotico. Ma vediamo se non puoi andare in un resort termale sul mare. È del tutto possibile creare un'esperienza di talassoterapia a casa usando un mix di minerali facilmente reperibili, sali di Epsom ricchi di magnesio e solfati, bicarbonato di sodio e sali del Mar Morto, sale rosa dell'Himalaya o sale celtico. Basta mescolarli insieme e aggiungerli al bagno. Punta a proporzioni uguali e a un totale di un quarto a una tazza.
pozza. Evita, attenzione, solo il sale da cucina iodato che può causare irritazioni cutanee. E quindi il gioco è fatto. Il mare è salute, ma possiamo anche arrangiarci in casa. Da Mimmo Moramarco è tutto e appuntamento al prossimo podcast.